Dopo mesi di silenzio, Harvey Weinstein ha deciso di prendere parola per rispondere a una delle più esposte tra le star che lo hanno accusato di molestie sessuali, Rose McGowan. L'ex produttore ha infatti diffuso un comunicato in cui nega di aver commesso violenza sessuale ai danni dell'attrice e di aver deciso di difendersi dopo aver assistito, si legge nel documento, alle bugie raccontate da Rose McGowan per pubblicizzare il suo ultimo libro, Brave. L'avvocato di Weinstein, Ben Braifman, ha così precisato: «È impossibile rimanere in silenzio mentre la signorina Rose McGowan cerca di infangare il signor Weinstein con una grave bugia, negata non solo da Weinstein stesso, ma anche da due testimoni come la manager di quel tempo, al quale l'attrice aveva raccontato l'accaduto nel 1997, descrivendolo come un atto consensuale, che ora descrive come stupro, e l'attore Ben Affleck, al quale la signorina ha detto di aver raccontato l'accaduto il giorno dopo il suo avvenimento. Nel comunicato ci sono poi diverse citazioni di due testimoni: Ben Affleck, che è stato accusato in passato di essere a conoscenza dei comportamenti di Weinstein e di averlo in un certo senso coperto, avrebbe mandato una mail lo scorso luglio al suo ex produttore in cui precisava di non aver mai ricevuto confessioni da Rose McGowan nel lontano 97 e di non sapere nulla sulla violenza. La produttrice Jill Messick, invece, sempre secondo Weinstein, aveva ascoltato il racconto della Gowan 10 anni fa, la quale aveva però descritto come consensuale il rapporto avvenuto nella vasca da bagno del produttore nella sua stanza di hotel. È stata molto chiara nel descrivere l'ingresso nella vasca come qualcosa che aveva fatto consensualmente, ma che col senno di poi si era pentita, avrebbe confermato la Messick. Rose McGowan ha reagito con violenza su Twitter a queste parole, ma dalle dichiarazioni di innocenza che il produttore americano ha pubblicato, respingendo ogni accusa e affermando di possedere delle testimonianze per provarlo nelle sedi opportune, è ormai chiaro che questa guerra è appena iniziata.